Scattiamo, anzi, perdonatemi veramente. Stiamo facendo un video, altro che scattiamo. Siamo a San Babila. Come potete vedere, di fronte, ora passando questo questa, non so come decifrarlo, monumento artistico, mi è venuto in mente, controsole, vediamo se riesco a metterlo a fuoco. C'è il Duomo. Mi sa che di zoomare non se ne parla perché il regista è in HDR e quindi non possiamo chiedere, però di zoomare no, però se facciamo così, se lui fa il bravo, non riesce a zoomare ma riesce a cambiare la fotocamera. Però deve, poi hanno ripreso Dwight Howard, deve fare il bravo, no? Sole, bravissimo. Ok, vediamo se riusciamo a beccare la madonnina lassù. Cosa molto difficile, veramente difficile, però sembra che ce l'abbiamo fatta. Ritorniamo indietro con le altre fotocamere e devo dire che poi vedremo. Di qua effettivamente ripassiamo, questa è l'uscita San Babila, qui c'è un qui Milano ha 13 anni che ci abito, ormai è la mia città adottiva e devo dire che non l'ho vista mai ferma, non ho visto mai ferma, nel senso non in costruzioni, è sempre in continuo rinnovamento, cioè proprio se tu ci vai anno dopo anno vedi realmente che tutto sommato è una città che vive insieme a te, cioè non cresci solamente tu, cresci insieme alla città. I palazzoni, è bellissimo, no? Questo monumento con l'acqua è veramente, per me che piace l'acqua, è veramente bellissimo. Ok, proseguiamo e andiamo, vabbè, qui ci sono Baldini, Borgi, di tutti i negozi blasonati di marca, ma noi poco ci importa e andiamo avanti.